Ok, allora, buongiorno a tutti, siamo quasi alla fine di Digital Heritage e oggi abbiamo con noi Andrea Meneghelli, che è il responsabile dell'archivio della Cineteca di Bologna, che in questi giorni è impegnata con il festival, il Cinema Ritrovato. E Andrea Meneghelli oggi ci parlerà di come si può valorizzare il cinema che si conserva nelle cineteche. Quindi buona lezione, passo la parola ad Andrea. Grazie, grazie. Sì, giustamente come è stato detto, io mi occupo prevalentemente all'interno della Cineteca di Bologna delle collezioni dei film, quindi della conservazione, dell'acquisizione, dell'arricchimento del patrimonio e della valorizzazione nei vari modi possibili e consentiti, del patrimonio che conserviamo. Sia una valorizzazione che passa per le strategie, diciamo così, più tradizionali, cioè la proiezione dei film nelle sale attraverso esibizioni in festival, retrospettive in Italia e fuori dall'Italia. Fortunatamente i nostri film, prevalentemente i nostri film restaurati, hanno un buon bacino di richieste. Prevalentemente fuori dal territorio italiano e anche la valorizzazione del patrimonio attraverso forme diverse, meno tradizionali, comunque sia assai promettenti, in particolar modo le possibilità di mettere online alcuni materiali. E quindi la digitalizzazione di materiali d'archivio e la creazione di piattaforme online attraverso cui l'utente può, con una semplice ricerca e con un semplice clic sul computer, vedere dei materiali che molto spesso non c'è la possibilità di vedere altrove. A tal proposito, abbiamo un paio di anni fa varato un sito che si chiama CineStore, all'interno del quale è possibile ora per ora vedere circa 300 film, prevalentemente documentari, prevalentemente di cortometraggio, tra noi conservati e digitalizzati, e alcune migliaia di fotografie. Il mio discorso oggi si concentrerà prevalentemente, come è stato detto, sul cinema ritrovato, che tra le varie nostre attività è quella che maggiormente mette in luce, credo, la nostra vocazione di preservazione del patrimonio cinematografico da un lato e dall'altro di valorizzazione del patrimonio attraverso l'atto della visione e quindi del godimento del cinema in una sala cinematografica nelle migliori condizioni di visione possibile. Il festival ormai è giunto alla 27ª edizione, poi farò anche una breve cronistoria. È cresciuto molto negli anni, ora posso tranquillamente dire che è un festival importante, che ha un grande riconoscimento a livello internazionale. Le date quest'anno si svolge dal 29 giugno al 6 luglio. Ormai tradizionalmente, diciamo così, il festival avviene a cavallo tra l'ultima settimana di giugno e la prima settimana di luglio, approfittando anche del bel tempo, perché uno dei nostri fiori all'occhiello è la possibilità di dimostrare film del patrimonio tutte le sere in Piazza Maggiore, a ingresso completamente gratuito, con uno schermo enorme davanti mediamente a 2-3 mila persone che accorrono a vedere questi film che non sono così scontati. Ed è per noi anche uno dei momenti principali di incontrare la città, di incontrare proprio i cittadini, i bolognesi che vengono a vedere i film. È per noi, come dire, anche una cosa molto emozionante, perché si tratta di
un abbraccio quasi molto concreto tra la nostra Cineteca e la città in cui viviamo e operiamo. Prima di passare più, poi naturalmente non voglio fare una lezione, se qualsiasi commento, domanda volete farmi, io mi interrompo senza nessun problema. Prima di andare più nello specifico del Cinema Ritrovato, vorrei fare una piccola ricognizione di quelle che sono le varie attività in cui è coinvolta una cineteca come la Cineteca di Bologna. Che cosa fa una cineteca? Apparentemente è molto facile dirlo. Una cineteca si occupa della preservazione e della valorizzazione del cinema in tutte le sue forme. Ecco, detto così è molto semplice, poi in realtà quando si va un po' più nello specifico diventa molto più complicato, perché quando si dice valorizzazione del cinema può subito sorgere il dubbio, ma di che cinema stiamo parlando? Del cinema d'arte, del cinema di cultura? Già solo fare una distinzione di questo tipo diventa assai problematico, perché se noi ci mettessimo nella situazione in cui salvaguardiamo solamente il cinema che ci sembra artistico e che ci sembra di cultura, credo che ci metteremmo in una posizione abbastanza pericolosa, perché rischiamo quello che oggi noi consideriamo poco valido, in realtà chi lo sa, tra qualche anno, tra qualche decina di anni, tra qualche cinquantina di anni, potrà invece assumere un valore inaspettato. E devo dire, è proprio su questi slittamenti del valore storico e artistico di un film che molto spesso, su cui molto spesso si basa il valore delle nostre collezioni, in quanto spesso ci troviamo ad avere a che fare con dei titoli poco conosciuti, che così a prima vista ci sembrano di scarsissimo valore e poi che per strani percorsi invece rivestono interessi insospettati. Chi l'avrebbe mai detto che un tra virgolette filmaccio degli anni 60 chiamato Sexy al Neon Bis, di cui sembra che noi abbiamo una sola copia esistente in Europa, avesse un fantastico valore perché mette in scena dei locali notturni europei mitici e quindi c'è tutta una serie di persone interessate a questo genere di rappresentazione a modo suo culturale, per non parlare di tanti documentari degli anni 50, 60 che potrebbero a prima vista sembrare di poco conto e che invece nascondono una miniera di immagini di grandissimo valore, di grandissimo interesse, senza contare naturalmente quei film dell'inizio della storia del cinema degli anni 10, degli anni 20, che per molti anni sono stati considerati di nullo valore e che sono stati mandati indiscriminatamente al macero. Basti pensare che a tutt'oggi si calcola che circa il 70% del cinema girato durante il periodo muto, quindi parliamo fino più o meno all'inizio degli anni, fine degli anni 20, inizio degli anni 30, 5-70% di questo cinema è andato perduto, è andato distrutto. È un cinema naturalmente che oggi tutti quanti siamo concordi nel considerare di valore assoluto. Ecco, questo insomma per dire che mettersi in una posizione censoria, tra virgolette, di coloro che vogliono farsi guida del che cos'è l'artisticità e il valore culturale del cinema è un po' pericoloso. Poi naturalmente ognuno deve fare delle scelte, non è umanamente possibile conservare, almeno per noi, tutto. Però devo dire che in generale noi cerchiamo di porci in una posizione di conservazione, diciamo così, abbastanza democratica, cercando di accogliere il maggior numero di immagini audiovisive del passato possibile. Un'altra grande problematica che si affaccia ora sul nostro lavoro quando parliamo di conservare il cinema è anche una problematica di ordine prettamente tecnologico. Quale oggetto noi andiamo a conservare? Ora noi stiamo vivendo, naturalmente lo sappiamo, in un momento di trasformazione tecnologica che senza dubbio posso definire epocale, che è il passaggio dal cinema analogico, cinema in pellicola, al cinema digitale. Ed è un passaggio che riguarda non solamente
il cinema che noi andiamo a vedere nelle sale, il cinema che oggi viene prodotto dalle grandi case di distribuzione, ma è un problema anche che riguarda proprio la conservazione del cinema, il restauro del cinema e le strategie per mostrare questo cinema preservato, conservato e restaurato. I grandi restauri che ultimamente stiamo intraprendendo sono restauri in digitale, ad alta definizione, cercando di comunque mantenere come faro principale il rispetto per la qualità dell'immagine e del suono originale, senza tradire l'originale attraverso il restauro digitale. E questo comunque è una situazione che pone dei problemi anche etici piuttosto forti e anche dei grandi dibattiti all'interno delle cineteche, grandi dibattiti poi riecheggiano anche all'interno del cinema ritrovato. C'è una fazione, chiamiamola così, di frequentatori abituali del nostro festival che tra virgolette inorridisce quando noi mostriamo dei film del passato restaurati e proiettati in formato digitale, perché vedono in questa operazione una sorta di tradimento della vera essenza del cinema che dovrebbe essere in pellicola cinematografica. Io sono sempre, come dire, sono sempre abbastanza dubbioso di fronte a queste prese di posizioni così forti. Credo che sia necessaria una grande attenzione etica, ma credo che sia necessario anche dover fare i conti con la realtà, perché se noi non passiamo anche come cineteca al digitale, poi le opportunità per mostrare il nostro lavoro diventano veramente sempre più risibili. E oltretutto con il digitale si possono fare anche delle operazioni di restauro che fino a poco tempo fa erano praticamente impossibili. Bisogna stare attenti a non farsi prendere la mano, perché il digitale per esempio potrebbe permettere una tal pulizia di una pellicola cinematografica del passato che porta al tradimento di quello che era il film in origine. Si può essere tentati a restaurare un film del passato cercando di dargli una patina, una grana, una brillantezza che soddisfa le abitudini del pubblico contemporaneo abituato, diciamo così, al blockbuster hollywoodiano e quindi a un certo tipo di immagine. Operazioni di restauro di questo tipo, anche di film importanti, di Renoir eccetera eccetera, sono state fatte e sono molto discutibili. Ci si trova a vedere dei film girati negli anni 30 che hanno un impatto visivo così pulito, così brillante, che non è quello del cinema francese degli anni 30, è un'altra cosa. Quindi bisogna sempre, come dire, avere una posizione etica molto, molto forte quando si restaura in digitale. La stessa cosa vale per il sonoro: un film americano degli anni 40 avrà necessariamente all'origine un sonoro frusciante, imperfetto secondo gli standard contemporanei. Io col digitale posso intervenire finché voglio su questo sonoro e riprodurre un sonoro perfetto, limpidissimo. Faccio un'operazione giusta? No, a mio giudizio no, a nostro giudizio no, faccio un'operazione sbagliata, perché io uso il digitale non per ripristinare il film, per avvicinarmi a quello che era il film nell'origine, ma per creare un oggetto che non corrisponde più con il film originale. Quindi voglio dire, io nella battaglia tra cinema in pellicola e cinema in digitale non assumo delle posizioni nette, forse perché sono ancora un po' indeciso tra le due, però insomma vedo che la strada inevitabilmente è quella che ci porta
alla progressiva scomparsa della pellicola. E questo pone anche dei grossi problemi relativi al nostro lavoro di conservatori, perché un conto è per conservare il cinema in pellicola, un conto invece è conservare dei grossi file digitali. Significa anche per noi ricominciare a imparare un mestiere che pensavamo di aver già imparato, invece questo passaggio sta noi stessi costringendo a rimettere in discussione le nostre competenze e a aggiornare le nostre capacità di affrontare i problemi legati alla conservazione. Che pippone. Prego, certo, volentieri. Durante il festival Il Cinema Ritrovato le proiezioni sono in digitale o in pellicola? Sono in digitale e in pellicola. Dipende da come. Allora, bisogna considerare che l'obiettivo è quello: mostriamo i film nelle migliori copie disponibili. Se noi oggi vogliamo mostrare un restauro non solo di un film hollywoodiano, di un film di John Ford, di un film di Howard Hawks, ma anche un grande film della tradizione cinematografica europea, gli ultimi grandi restauri negli ultimi anni sono fatti esclusivamente in digitale e quindi è inevitabile mostrare questi film in digitale se li si vogliono mostrare nelle migliori copie disponibili. È chiaro che esiste tantissimo cinema del passato che non è ancora stato restaurato digitalmente e quindi per moltissime delle nostre retrospettive, ci affidiamo invece alla, diciamo, cara e vecchia pellicola. Quindi ci muoviamo, diciamo così, a vista tra le due possibilità. Poi è chiaro, di anno in anno il numero dei film in digitale che proiettiamo aumenta progressivamente, è inevitabile. Ma noi stessi, il nostro laboratorio di restauro, l'immagine ritrovata, da 2 anni a questa parte i grandi restauri di lungometraggi sono fatti in digitale. Io credo che l'ultimo restauro in pellicola che abbiamo fatto sia 2 anni fa a Roma di Federico Fellini. Da lì abbiamo poi lavorato esclusivamente nel restauro digitale. Attenzione, poi una volta che si fa il restauro digitale si aprono anche 2 opzioni: il film restaurato digitalmente può ritornare in pellicola. Ora, a me non è chiarissimo poi quale sia il vantaggio di restaurare un film digitalmente per poi proiettarlo in pellicola, visto che la qualità della proiezione digitale ormai non è affatto inferiore a quella del film in pellicola. Da un lato si può fare questo. Ultimamente invece non passiamo più alla pellicola per quanto riguarda le copie 35 mm di proiezione, ma mettiamo il film su un hard disk e mandiamo in proiezione i film pescati dall'hard disk. Però voglio sottolineare una cosa: i materiali di conservazione dei film restaurati invece li portiamo su pellicola. Cosa voglio dire? Cosa intendo dire? Quando si restaura un film in digitale si ricavano dei file pesantissimi, un'immagine, un file per ogni fotogramma, e poi da questa catena di file si lavora alla produzione del film che verrà mostrato nella sala. Però è necessario conservare questi materiali restaurati. Si conserva naturalmente il file, ma per sicurezza noi ancora tendiamo a stampare in pellicola degli elementi di conservazione. Quindi dei controtipi negativi o positivi in pellicola dei film che restauriamo digitalmente. Perché questo?
perché sulla conservazione dei file digitali non ci sentiamo molto sicuri. È noto che il file digitale tu tra 3-4 anni puoi andare a riprendere, preghi Dio che funzioni. La tecnologia digitale è in evoluzione continua. Il problema è anche che molte di queste tecnologie sono proprietarie e quindi bisogna tenersi aggiornati anche sborsando dei denari. È necessario per i file dei film restaurati ogni 2-3 anni fare un backup per vedere se ancora funzionano, per adeguarli allo sviluppo tecnologico, eccetera eccetera. Non sentendoci ancora prontissimi sotto questo profilo e non avendo ancora chiarissima la situazione che si profilerà nel futuro, preferiamo cautelarci stampando comunque degli elementi di conservazione su pellicola che siamo sicuri che sappiamo come gestirli. Sì, questa è la domanda che volevo fare. I rischi che ci sono per un film digitale di perdersi o per errore perderlo, non so, smagnetizzarsi, quali sono i rischi? Il rischio esiste, ma il rischio è legato soprattutto alla velocità con cui corre lo sviluppo della tecnologia digitale. Quindi è meglio stamparle sempre in pellicola per salvare... Dal momento che non esiste ancora uno standard internazionalmente riconosciuto per il cinema digitale, mentre invece la pellicola è ancora comunque sia uno standard valido e intoccabile, ci sono anche da questo punto di vista varie scuole di pensiero. La nostra posizione per ora è ancora quella di cautelarci attraverso la stampa di elementi di conservazione in pellicola. Praticamente stampiamo dei negativi su pellicola. Ma i rischi quali sono? Quelli di perderli completamente? Potrebbe esserci il rischio di perdere il file, certo potrebbe essere. Tutti quanti noi abbiamo, credo, non forse non tutti quanti, ma molti di noi magari hanno avuto l'esperienza di avere dei documenti digitalizzati a cui tenevano e che poi non sono più riusciti a recuperare perché la tecnologia è cambiata. Fatte le dovute proporzioni, il rischio è quello, il rischio è analogo. Quindi si può dire che il digitale ha dei pro e contro? Assolutamente sì. Bisogna però anche considerare che dobbiamo comunque metterci anche nell'ordine di idee che la traiettoria è segnata. Dal momento in cui tutti i cinema mano a mano stanno smantellando il proiettore, in Italia forse stiamo arrivando un po' più tardi, ci sono alcuni paesi del mondo in cui alcuni festival anche importanti che ci chiedono dei film, che formato avete? 35 mm. Impossibile, non lo proiettiamo più da 2 anni il 35 mm. Quindi è inevitabile che, come dire, ci sia anche un passaggio da questo punto di vista. Anche perché chiediamoci, nel momento in cui tutte le sale non avranno più il proiettore cinematografico 35 mm, cosa ne faremo di tutti quei film che abbiamo conservato? Questo è un grande problema, forse anche un grande dramma della conservazione cinematografica, perché ci sono bisogno di grandi, grandi risorse assolutamente per digitalizzare un patrimonio che in caso contrario rischia di rimanere su degli scaffali in archivi e in magazzini e di non avere più la possibilità di uscire, di circolare. Quindi ci sono anche da parte delle cineteche delle pressioni direi anche importanti nei confronti della comunità europea per una sensibilizzazione rispetto a questo problema, che è un problema vero, che è un problema reale, perché tra 3, 4, 5 anni rischiamo che il film in pellicola non abbiamo più modo di mostrarlo. Consideriamo anche che le grandi fabbriche che producono la pellicola cinematografica vergine, che sono fondamentalmente due, la Kodak e la Kodak negli Stati Uniti e la Fuji
in Giappone stanno progressivamente smantellando i loro reparti di produzione di pellicola cinematografica. Quindi la pellicola cinematografica, per restaurare i film in pellicola, è sempre più difficile da trovare e comincia a costare veramente un occhio della testa. E quindi insomma c'è anche questo problema da tenere in considerazione quando nella diatriba, chiamiamola così, tra cinema in pellicola e cinema digitale. Prego. Vorrei aggiungere un altro tassello a questo discorso. Cioè io sono perfettamente d'accordo con lei che naturalmente è bene che il film venga visto anche oggi nella sua condizione originaria. Io ci conosciamo per telefono perché io organizzo a Bari Sentieri nel Cinema. Certo. E quindi più di una volta ho avuto occasione di contattarla. E allora noi, rispetto a questo problema pellicola e digitale, ecco, la rassegna si chiama Sentieri nel Cinema proprio perché vuole riportare, è una rassegna storica, quindi vuole riportare il film alla sua condizione originaria. Tra l'altro questa rassegna è nata proprio sull'onda del cinema ritrovato. Io ebbi la fortuna di frequentare le prime edizioni. Gianluca era un ragazzo, Gianluca Farinelli, l'attuale direttore, era un ragazzo. E vidi poi come intorno a questo festival, ma soprattutto intorno alla Cineteca, si sia sviluppato un programma di iniziative come anche quello del restauro dei film che è venuto subito dopo, sì, diciamo, il cinema ritrovato, che si è strutturato in una rete che funziona in maniera meravigliosa. Cioè veramente io, se qualcuno fra il pubblico non c'è venuto a Bologna al cinema ritrovato, l'invito caldamente ad andare perché è un'esperienza davvero unica, vedere questi film nella loro condizione originale, molti restaurati, è un'esperienza unica. Ora noi con questa rassegna ci siamo sempre comportati in maniera pura e dura, cioè il film degli anni 50 va visto con la pellicola degli anni 50, col formato degli anni 50 e compagnia bella. I primi anni era un po' un problema, mi ricordo proprio la prima edizione era il cinema italiano degli anni 30, quindi tutte pellicole in bianco e nero. Non era ancora iniziata l'era del restauro, che voglio dire è stata la vostra Cineteca a dare lo spunto a tutte le altre cineteche in Italia. Per cui le pellicole arrivavano veramente in condizioni pietose, certo, sporche, mal cucite, insomma va bene, lei le sa meglio di me. E naturalmente durante la proiezione c'erano dei momenti in cui le rigature erano un po' eccessive, un po' saltava. E ricordo che la gente usciva di corsa a chiamarmi per dirmi che si vede male, si vede tutto rigato. E allora io quella prima edizione mi imputtai a spiegare che il film andava visto così perché così era, così come si vede un quadro dell'Ottocento nella sua, oggi noi lo vediamo con le sue velature, ombrature eccetera, va visto così. E nel giro di qualche anno, devo dire, il pubblico a Bari, che era abituato a queste visioni naturalmente perfette, si è adeguato, si è, come dire, educato a vedere anche il film con le sue imperfezioni. Oggi ci troviamo di fronte a questo dilemma del digitale. Ora, io sono dell'idea che i film del passato vadano visti in pellicola e nel formato, cioè nella loro condizione originale, però ci scontriamo di fronte al problema delle sale che ormai stanno diminuendo, quelle attrezzate in questo modo, e per le pellicole, e che il digitale ha tirato fuori tanti film che prima erano introvabili in pellicola e che oggi per fortuna grazie al digitale si riesce a poter vedere. Quindi ora la domanda, mi dispiace di essermi dilungato un po' nella premessa, la domanda è questa: una rassegna retrospettiva secondo lei come deve comportarsi? Cioè deve essere intransigente nel portare avanti la pellicola oppure si deve adeguare, pur di far vedere certi film, deve cominciare a utilizzare il digitale? Secondo me non deve essere intransigente e secondo me neanche mostrare un film restaurato digitalmente è un adeguarsi.
non direi un adeguarsi. Secondo me, se il film restaurato digitalmente è un bel restauro digitale che rispetta la qualità e le caratteristiche del film come era originariamente, secondo me il film può assolutamente essere mostrato in quelle condizioni, e io non lo vedo come un tradimento di lesa maestà. Capisco che non tutti la pensano come me, da questo punto di vista, e ho avuto anche occasione, tra virgolette, di scontrarmi con varie persone che non la pensano come me, in varie occasioni, tra cui anche il cinema ritrovato, che negli ultimi anni, devo dire, anche è diventato un luogo di confronto molto molto acceso e molto vitale proprio su questo argomento. E la decisione nelle contrapposizioni, secondo me, è anche un segnale molto significativo rispetto all'importanza della questione e alla centralità della questione nel cinema contemporaneo e nella contemporaneità che si occupa del cinema del passato. Quindi no, io non sono per adottare una posizione intransigente da questo punto di vista. Voglio anche aggiungere un'altra cosa relativamente al cinema in pellicola. È vero che nel cineclub, nelle manifestazioni, nelle retrospettive degli anni scorsi, cinema Gioco Forza veniva mostrato in pellicola. Io ho fatto in tempo a vedere alcune di queste retrospettive dove in pellicola venivano mostrate dei film in copie 16 mm indecenti, indecorose, con una qualità fotografica pessima, un sonoro assolutamente mediocre. Allora mi chiedo, è più vicino all'originale quel 16 mm stampato, che ne so, dalla San Paolo, rispetto invece a una bella proiezione digitale di oggi? Non sono sempre convinto che, come dire, le retrospettive in pellicola del cinema del passato fossero poi così sempre rispettose della qualità della copia originaria. Per cui no, non sarei. Capisco il punto di vista. E anch'io, quando veramente vedo un restauro digitale, mi è capitato di vedere Il Porto delle Nebbie restaurato in digitale. Un restauro brillantissimo, pulitissimo, da cui però sono uscito veramente disgustato, perché non aveva nulla a che fare con un film francese degli anni 30, era proprio un'operazione di, tra virgolette, abbellimento del tutto deprimente dal mio punto di vista. E quindi sono veramente il primo, quando vede un restauro digitale brutto, a rimpiangere la pellicola, e quando vedo invece un bel cinemascope in pellicola a 35 mm, naturalmente è una goduria immensa, ma non sono per assumere delle posizioni nette nei confronti di questa problematica, nei confronti della quale, secondo me, a volte c'è una ideologia sottesa che non so se aiuta molto nel nostro lavoro di valorizzazione della storia del cinema. Poi c'è questo strano paradosso, secondo me, aggiungo questa postilla, che viviamo in un'epoca un po' schizofrenica, perché da un lato il digitale con le scansioni in 2K, 4K, 6K, 8K, sempre più nitida, sempre più definita, e poi il 90% delle persone il cinema digitale se lo guarda scaricandosi sul computer con dei pixel grossi così, quindi viviamo anche, come dire, in un'epoca abbastanza schizofrenica da questo punto di vista nei confronti del cinema del passato in digitale.
che non sono neanche contrario a quelli che si scaricano i film e si riguardano come dei pixel grossi, così devo dire. Grazie. Una domanda su quello che sarà poi il futuro della conservazione, perché la conservazione ci porta sempre a pensare al passato, sì, mentre in effetti deve volgersi al futuro. Io ho avuto modo di vedere una cosa che mi sembra simile, che è la conservazione dei giornali quotidiani. Molti avranno visto quelle bellissime raccolte che si vendono, le prime copertine, non so, del Corriere della Sera, eccetera. Però in effetti all'interno delle redazioni dei giornali si è posto lo stesso problema che si pone all'interno di un museo per conservare, in quel caso, certo, le copie originali dei giornali, cosa che anticamente si faceva semplicemente alla fine di ogni mese, si prendevano i giornali, si rilegavano, si faceva un bel volume, gennaio 1915, e finiva lì. Poi che è successo? Che alcuni giornali si sono posti l'idea, e se qualcuno vuole vedere sul computer le prime pagine, noi gliele facciamo vedere, ma se poi vuole vedere tutte le altre pagine, come dobbiamo fare? Gli unici due giornali che a me risulta che abbiano messo tutta la loro, le loro uscite, sono stati prima La Stampa di Torino e successivamente L'Unità, che ha messo sia l'edizione di Torino, sia quella di Milano, poi anche quella di Roma e anche quella di Bologna, visto che lei è di Bologna, sì, l'avrà sicuramente vista, anche se mi pare che in questi giorni verrà chiusa l'edizione di Bologna dell'Unità. Loro hanno posto, avevano un problema del tutto simile, perché si trattava di conservare queste pagine. La prima volta che lo hanno fatto esistevano i microfilm, sì, e quindi si sono posti il problema, hanno preso dei microfilm, hanno microfilmato tutte le pagine, e che non era facile, perché voglio dire, anche se una volta i giornali uscivano a 4 pagine, alla fine dell'anno comunque c'erano almeno 1200 pagine da microfilmare, e poi via via aumentavano, quindi nel tempo il lavoro è stato fatto poi postumo, quindi non è che si faceva ogni mattina. Certo. Poi successivamente è arrivato il momento del digitale. Questi due giornali di cui ho fatto il nome della testata, in effetti sono riusciti, con grossi fondi messi a disposizione dalle regioni, a andare poi materialmente, con dei sistemi automatici che sono stati inventati, a riportare proprio il contenuto pari pari, parola per parola, di tutti gli articoli esistenti su ciascun supporto cartaceo. Naturalmente alla fine è successo che alcuni sono riusciti, altri nel passaggio che c'era stato dalla carta al microfilm e dal microfilm al digitale, alcune lettere automaticamente sono uscite sbagliate, per cui, certo, chi va a leggere l'articolo trova delle cose che uno dice mamma mia, chissà che cacchio volevano dire questi. Perché ho fatto questa lunga premessa? Perché in effetti loro, gli editori di questi giornali, hanno pensato al futuro, hanno pensato ci sarà qualcuno che vuole pure sapere cosa disse nella Camera dei Deputati, che allora ovviamente era a Torino, il tale parlamentare, della tale vicenda, del tale fatto. Certo, ci sono gli atti parlamentari, ma è cosa ben diversa da trovarlo scritto con un commento fresco, sì, di quel giorno. Alla fine si è guardato al futuro e si è guardato a questa soluzione digitale. Tutti gli altri giornali che hanno fatto la cosa più semplice, hanno detto cominciamo da domani a fare il digitale, e quindi hanno cominciato dal giorno dopo, per cui tutto l'archivio precedente si è andato in malora. Sì, sì. Ecco, dal punto di vista del cinema, guardare al futuro e quindi guardare al digitale, io credo che sia comunque una necessità, una indispensabilità. Cioè, se non si facesse questo, probabilmente un domani nessuno potrà più attingere a questi archivi. Questa è la domanda che voglio fare. È proprio indispensabile, è proprio necessario? Allora, io voglio fare una premessa. Voglio dire nel modo più solenne possibile che comunque sia l'originale in pellicola va conservato e non va mai buttato, questo, come dire, è sacrosanto. Abbiamo assistito nei corsi della storia del cinema a dei veri macelli da questo punto di vista, sulla distruzione del cinema muto ho già avuto modo di dire qualche parola prima.
Le cineteche stesse, devo dire, sono state, ahimè, protagoniste di questo processo di distruzione in alcuni casi, perché per i film prodotti fino più o meno agli anni 50 su materiale infiammabile e nitrato di cellulosa, quando gli archivi hanno cominciato a passare questi film su supporto invece safety, su supporto non infiammabile, talvolta è successo che l'originale nitrato è stato mandato al macero, anche perché il film in nitrato di cellulosa è un materiale altamente infiammabile, è un materiale estremamente pericoloso, è un esplosivo in fin dei conti, e quindi ha bisogno degli standard di conservazione molto elevati. Però questo cosa ha portato? Ha portato alla distruzione della matrice, diciamo così, originale, e alla conservazione invece di un surrogato che, gioco forza, è di qualità migliore. E con gli strumenti che oggi abbiamo a disposizione per il restauro del film, se oggi noi andassimo a riprendere quel nitrato perduto, buttato via, e ne facessimo un nuovo restauro, avremmo una qualità del film di gran lunga maggiore. Il grande dramma riguarda anche il cinema muto a colori. Sappiamo, il cinema muto non è in bianco e nero, per lo più è un cinema colorato attraverso diverse tecniche. Quando si è cominciato negli anni 60 a preservare su materiali safety anche il cinema muto, non c'era la tecnologia necessaria molto spesso per preservare anche i colori. Quindi sono state poi, in maniera abbastanza disgraziata, in vari casi buttati via, macerati, gli originali a colori, che quindi sono oggi irrimediabilmente perduti. Questo per dire che alla base comunque del lavoro di una cineteca deve sempre esserci la conservazione dell'originale. Da questo punto di vista, l'avvento del digitale non è che ci facilita il lavoro, anzi ce lo raddoppia, perché oltre alla conservazione dell'originale in pellicola, che comunque deve essere sempre uno dei nostri compiti fondamentali, adesso ci si apre giustamente anche il capitolo nuovo, con i costi e le difficoltà tecniche annesse, della conservazione del digitale. Quando ho cominciato ad occuparmi di archivi cinematografici una decina di anni fa, qualcosa di più una decina di anni fa, abbiamo cominciato a digitalizzare e a conservare, a fare i master su nastro digital Betacam, che sembrava allora una bella soluzione, il digital Betacam, una bella soluzione. Oggi il digital Betacam è considerato un supporto di qualità scadente, e quindi bisogna riprendere in mano le digitalizzazioni fatte per adeguarle alle nuove possibilità che offre il digitale. Tra le nostre varie attività c'è anche quella di cessione, di vendita di immagini che possiamo vendere a reti televisive, documentaristi e via discorrendo, perché, non so, qualcuno è interessato a fare un film su un determinato periodo storico, abbiamo delle immagini d'archivio e le forniamo per il found footage, insomma, il famoso found footage di cui probabilmente vi hanno parlato Bertozzi e Alina Marazzi. Adesso quei materiali che avevamo digitalizzato 5-6 anni fa in una determinata qualità non riusciamo più a piazzarli, perché sono di bassa qualità, e le televisioni che adesso trasmettono in HD quei materiali non li vogliono più, e quindi dobbiamo riprenderli da capo, ed è abbastanza frustrante, devo dire, perché è una continua rincorsa. Non è chiaro quando questa rincorsa avrà un termine. Però la dobbiamo fare. È chiaramente impossibile digitalizzare tutto. La digitalizzazione ha dei costi importanti. Digitalizzare in alta definizione
10 minuti di film, quelle 400-500 euro te le costa, quindi pensa a moltiplicare tutto, quant'è il costo di una cosa di questo tipo. Quindi bisogna fare delle scelte nette, bisogna sperare anche che ad esempio la Comunità Europea metta delle risorse a disposizione per portare avanti delle opere mirate di digitalizzazione. In molti casi abbiamo anche le mani legate, perché per i film coperti dai diritti dal diritto d'autore non siamo legalmente autorizzati a compiere delle opere di digitalizzazione, perché sarebbero delle duplicazioni illegali, sarebbero delle opere di pirateria, quindi c'è anche questo discorso illegale da considerare, che è abbastanza paradossale, perché comunque un'operazione che può essere di salvaguardia, di salvataggio di un film, diventa un atto di pirateria, diventa un atto illegale. Le problematiche sul tappeto sono tante, e io devo dire la verità, noi stiamo imparando a muoverci in questa dimensione un po' giorno per giorno, e la risposta ancora non ce l'abbiamo, tant'è vero che, come dicevo prima, non siamo sicuri di riuscire a far bene la conservazione dei materiali in digitale, e quindi quando facciamo restare in digitale comunque passiamo comunque la matrice di conservazione in pellicola, perché quella sappiamo come possiamo gestirla in futuro, e sappiamo che comunque la qualità della pellicola rimane comunque una qualità eccellente. Prego. Per le attuali produzioni che partono già in digitale, comunque fate poi una conservazione in pellicola? No. Lì è un altro grande problema, in effetti è un altro grande problema. Si accumulano problemi su problemi. Lì è anche un grande rischio. Io voglio fare un esempio molto concreto, per dire la situazione un po' paradossale in cui ci troviamo. Noi da come sapete, tutti i film vengono sottoposti alla commissione di censura, al Ministero. La commissione di censura ha un archivio nel quale conserva ogni copia del film che viene mostrato alla commissione di censura. La commissione tutti i giorni si mette lì e si guarda il film e dice: va bene, non va bene, tagliamo, non tagliamo, vietato i minori, non vietato i minori. Il ministero non ha lo spazio per tenere tutti questi film. Per quanto riguarda i film stranieri distribuiti in Italia, abbiamo fatto una convenzione con il ministero per cui i film stranieri sottoposti alla commissione di censura usciti in Italia, le copie, quando non ci stanno più al ministero, arrivano a Bologna. E in questo modo siamo riusciti a tirar su una collezione in deposito, non è di nostra proprietà, rimane di proprietà del ministero. Noi la conserviamo, la possiamo utilizzare per esempio per mostrare i film nelle nostre sale, ma non la possiamo distribuire a terzi, ci sono dei vincoli molto, molto forti da questo punto di vista, però è una collezione molto importante degli ultimi 20 anni di cinema straniero distribuito in Italia. Ci trovano anche delle cose molto, molto rare, vengono a cercare in quella collezione lì molti, per esempio, produttori di DVD che devono fare l'edizione italiana di un film in DVD, trovano per esempio presso il produttore straniero la matrice buona per l'immagine, ma non sanno dove trovare la colonna sonora italiana. E in molti casi l'unica copia disponibile per ricavare quella colonna sonora è proprio la copia sottoposta alla commissione di censura. Stiamo parlando di film degli anni, per esempio di film degli anni 70, degli anni 80, non grandi opere magari, ma film minori, però che comunque hanno il loro bacino d'utenza, il loro mercato. Fino adesso quindi riuscivamo, come dire, ad arricchire la nostra collezione con questi materiali. Cosa sta succedendo negli ultimi anni? Alla commissione di censura non arriva più il film in pellicola, ma le case di produzione mandano il DCP. DCP che cos'è? È appunto un hard disk all'interno del quale c'è il file col film, che viene collegato a un proiettore digitale che permette di vedere il film. Qual è però la cosa simpatica del DCP? È che
quando si produce un DCP ci si può mettere una chiave d'accesso, per cui attraverso una chiave si può accedere al file. La chiave però può anche durare un determinato periodo di tempo, per cui io ho una password che mi è fornita dalla produzione che dura una settimana, nel giro di quella settimana lì con quella password posso vedere il film, dopodiché io non c'entro più. Allora cosa succede? Succede che prima la commissione di censura si teneva le sue belle pellicole che poi venivano mandate alla Cineteca di Bologna e che comunque erano film in pellicole, le mettevo su un proiettore, le mettevo su una moviola e li vedevo. Oggi dopo una settimana la commissione di censura si ritrova con delle cataste di ferro vecchio che non sono più utilizzabili. E questo è un problema, è un problema grosso, è un problema veramente grosso per noi, perché se comunque con la pellicola riuscivamo, anche per vie traverse, comunque la vita della Cineteca è fatta anche di ritrovamenti a volte non limpidissimi, diciamo così, riuscivamo comunque a recuperare dei materiali che ci interessava recuperare. Adesso con la tecnologia digitale, con i DCP, può diventare un problema, perché si rischia di conservare degli oggetti che in pratica non contengono più niente. Ed è lo stesso problema che si pone, per esempio, con certo film cinema su nastro, cataste di materiali riversate, per esempio negli anni 80 su U-matic. Oggi i lettori U-matic non si fanno più, ti si rompe l'U-matic, tu non sai più come vedere queste cose perché non hai più il lettore e quindi vai in cerca di U-matic rotti per poter prendere i pezzi di ricambio, ma quanto può andare avanti questa storia? Non all'infinito, insomma. Vabbè, molto, molto velocemente vi mostro un po' i nostri luoghi, alcune delle nostre attività. Questa è la nostra sede principale, e si vede anche, è un'ex manifattura dei tabacchi. Questo è dove sto io, sono le collezioni in pellicola. Questo invece è l'ingresso della nostra biblioteca, la biblioteca di cinema, da questo lato, e dall'altro ci sono invece le nostre sale cinematografiche. Noi abbiamo due sale cinematografiche, in complesso si chiama Cinema Lumière, in realtà una sala si chiama Sala Scorsese, l'altra sala si chiama sala Mastroianni. Le sale funzionano tutti i giorni. In una delle due sale facciamo prevalentemente retrospettiva e film d'archivio, eccetera, eccetera. Nell'altra sala invece facciamo prime visioni, desse. Su quello su cui stiamo lavorando molto per quanto riguarda le prime visioni, e che devo dire funziona anche molto, è valorizzare le prime visioni di film in lingua originale con sottotitoli, cosa che ci accorgiamo che il pubblico apprezza molto. Qui un'altra foto non bellissima degli archivi film. Uno dei nostri grandi progetti è il progetto sulla censura cinematografica che si chiama Italia Taglia. Il database è consultabile gratuitamente. Cosa si trova in questo database? Si trovano tutti i dati della censura cinematografica italiana, vale dire i listi di censura dei film. In gran parte scansionati, in gran parte si può scaricare e vedere il PDF, quindi si può ricostruire, si possono fare delle ricerche sui singoli film vedendo qual è la sua storia censoria, si può consultare il visto di censura online, un progetto piuttosto imponente, non ancora terminato, siamo arrivati più o meno alla catalogazione e alla scansione dei documenti di censura fino agli anni 60, quindi ci aspetta tutta un'altra quarantina abbondante di anni su cui lavorare. Questa va bene, dislocazione delle nostre varie sedi.
Questo è quello che era la nostra biblioteca negli anni 60, un macello pubblico. Questo è l'ingresso della nostra biblioteca, il cortile della nostra biblioteca, dove talvolta anche facciamo delle mostre a cielo aperto. In questo caso, in occasione di un cinema che ritrovato, abbiamo fatto una mostra fotografica di un attore regista del cinema muto italiano, Emilio Ghione. L'interno della biblioteca, che è dedicata a Renzo Renzi, che è un intellettuale, un critico studioso di cinema bolognese e anche regista di pregevoli documentari, come era prima di diventare questo l'ingresso, dove anche qua talvolta facciamo delle piccole esibizioni fotografiche o di manifesti. Renzo Renzi, a cui è dedicata la nostra biblioteca, qui dietro anche la presa di un suo documentario, e dall'altra parte in una caricatura fattagli da Federico Fellini. Questo per introdurci al fatto che abbiamo anche una collezione molto ricca di manifesti cinematografici. Alcuni esempi. E un centro studi, un centro di ricerca su Pierpaolo Pasolini, grazie soprattutto all'acquisizione dei materiali di proprietà di Laura Betti, non solo la libreria di Pasolini, ma anche moltissime fotografie, moltissimi documenti cartacei, lettere, progetti incompiuti. È quindi un centro studi che, a differenza del Chaplin di cui vi parlerò tra un po', non è stato digitalizzato, ma che comunque è stato ordinato ed è meta di tantissimi studiosi che vogliono approfondire la loro conoscenza sul cinema di Pasolini. Diverso il caso dell'archivio Charlie Chaplin, su cui un pochino mi devo soffermare. Alla Cineteca di Bologna è stato affidato dagli eredi di Chaplin la salvaguardia del patrimonio filmico e non filmico di Charlie Chaplin. Sono anni che la Cineteca sta realizzando i restauri dei film di Chaplin, i lungometraggi sono stati tutti restaurati, da alcuni anni a questa parte si è passati invece ai cortometraggi, le comiche mute, e quello è un lavoro ancora in corso. 10 nuovi restauri di comiche di Chaplin li vedremo al cinema ritrovato quest'anno. E accanto a questo c'è l'intero archivio cartaceo di proprietà di Charlie Chaplin, fotografico e cartaceo, quindi anche in questo caso lettere, manoscritti, dattiloscritti, progetti, eccetera, eccetera. Il materiale non filmico, foto e carte, è stato interamente digitalizzato e messo online, in parte è consultabile online, in parte purtroppo per volontà degli eredi no, deve essere consultato direttamente digitalizzato a Bologna. Quindi si è trattato di un progetto di grande ambizione, di grande importanza. Qui alcuni esempi fotografici. Qui è il registro scolastico con Charlie Chaplin, quindi c'è di tutto e di più, diciamo così. Una sequenza fotografica di Kids Auto Race con le annotazioni di Chaplin stesso. Oddio. Una lettera di Jean Cocteau a Chaplin con disegno, manifesti, foto dal set. Anche in questo caso foto da sé, schizzi per realizzare poi le scenografie. Quindi insomma capite anche da questi pochi esempi che si tratta veramente di un fondo di grande rilevanza. Primo dattilo scritto del dittatore con le correzioni, le osservazioni a mano dello stesso Chaplin. Ancora.
E qua la schermata che ci porta al Charlie Chaplin Archive, cioè a quello strumento che permette appunto online di consultare la collezione digitalizzata, permette di fare anche delle ricerche naturalmente per nome, per soggetto, filtrando quindi varie possibilità. Risultati che vengono filtrati, la possibilità di vedere alcune immagini che naturalmente hanno per volontà degli eredi però un filtro in modo che non abbiano valore se vengono scaricate, ma possono servire invece per obiettivi di studio, bozzetti, lettere scritte a mano, chiedo scusa per la tosse, ecco qua. Poi ci sono anche progetti non compiuti, per esempio a lungo Chaplin ha avuto in mente di fare un film su Napoleone, progetto che però non è poi stato portato a termine, di cui però esiste la sceneggiatura e esistono anche varie prove, per esempio per i costumi, per le location. Questa è una mostra che abbiamo realizzato nel 2007, non presso il locale della Cineteca, ma in Sala Borsa, cioè in centro città, su Chaplin è l'immagine, e queste sono alcune delle foto relative alla mostra. Conserviamo anche una ricca collezione, circa 800.000 fotografie, che riguardano sia la storia locale, quindi fotografie relative alla città di Bologna, sia fotografie relative invece alla storia del cinema. Un altro dei nostri progetti online è l'alfabeto fotografico. Come vedete, questa è la città di Bologna, c'è una mappa, andando a cliccare sulle varie zone si possono recuperare e vedere le fotografie di Bologna com'era nel passato nelle varie zone che si ricercano e nei vari periodi temporali che si vogliono filtrare. Sempre esempi dalle schermate di questo nostro sito, Bologna com'era una volta. Veloce, questa è bellissima, ed ecco invece insomma alcuni esempi del nostro archivio invece di fotografie di cinema, circa 350.000 foto, in gran parte digitalizzate. Una delle maggiori collezioni è quella del fotografo di scena Angelo Novi, che ha lavorato per alcuni dei più grandi registi italiani, ad esempio Bernardo Bertolucci. Ad esempio Sergio Leone. Pasolini. Ecco, questa è l'entrata invece del nostro cinema. In un'occasione direi particolarmente fortunata, devo dire, dalla fila, non è sempre così. Una delle nostre sale. In che occasione? Non glielo so dire, in realtà. Molto, molto spesso le file le abbiamo quando facciamo gli incontri con gli autori. Quando facciamo gli incontri con gli autori devo dire che sono sempre un momento di forte richiamo. Beh, certamente. Una delle nostre due sale, Sala Mastroianni, da noi volgarmente chiamata Sala Blu, e questa invece è la Sala Rossa, quindi sono proprio due sale appaiate. Ecco, questa è, come dire, una situazione di pubblico più normale, più consueta, ecco. Sì, Via di Rivadeneno è la sede centrale.
Questa si trova in via Azzogardino, che in realtà poi c'è una piazzetta che recentemente è stata ribattezzata ufficialmente piazzetta Pierpaolo Pasolini, dove teniamo la biblioteca, con quindi gli archivi cartacei anche, e le due sale cinematografiche. Dopodiché c'è il deposito dei film, che si trova invece in periferia, dei film safety, e un secondo deposito che si trova invece sulle colline per i film infiammabili. Quindi è dislocata in vari luoghi. Qui credo che passiamo già. Ecco, un'altra cosa sulla valorizzazione più che altro dei luoghi e sul coinvolgere la cittadinanza nelle attività della Cineteca avviene anche, come dire, per vie traverse. Abbiamo deciso di sfruttare la piazzetta del cinema e della biblioteca per fare un mercato una volta alla settimana, il mercato della terra lo abbiamo chiamato, dove i produttori della zona portano i loro prodotti a chilometro zero, diciamo così. Ed è una cosa che ha funzionato in maniera incredibile, infatti continuiamo a ripeterla, nel periodo estivo lo facciamo il lunedì, nel tardo pomeriggio e nella sera, e c'è la zona che solitamente a Bologna è, non dico periferica, ma un po' defilata rispetto alle zone più frequentate, e invece quando facciamo il mercato veramente si riempie in maniera per noi piuttosto entusiasmante. Ecco, questo è come oggi la Cineteca, questo come era invece nella zona della Cineteca negli anni 10. C'era il fiume Reno, che poi è stato coperto e che adesso non esiste più. Sotterraneo, sì, l'hanno coperto e adesso scorre sotto. No. Si vede in alcune zone anche della città, è scoperto. Però in gran parte è stato interrato. Questo cos'era prima la sede centrale della Cineteca, vale dire una fabbrica di tabacco. All'interno degli spazi principali della Cineteca facciamo anche delle piccole mostre, delle piccole esibizioni, e 4 mesi all'anno per le scuole abbiamo un'esibizione, una mostra di strumenti precinematografici. In questo caso un diorama, in quest'altro anno. Quindi abbiamo le scuole, le scolaresche che vengono in Cineteca per fare questi percorsi guidati attraverso gli oggetti del precinema. Sono varie le attività che facciamo con le scuole, naturalmente commisurate alle diverse età dei bambini. All'interno di queste ci sono anche delle attività di ripresa e di montaggio, come potete vedere da queste fotografie. E oltretutto ci sono anche, come dire, degli incontri più storici, più teorici, sulla storia del cinema, sulla tecnica del cinema. Una delle attività che si fa con le scuole è il lavoro su determinati film, in modo che gli scolari stessi facciano una sorta di decostruzione del film e la creazione di una specie di storyboard che poi loro andranno a girare. Questo è uno storyboard realizzato da una prima elementare basato su il monello di Charlie Chaplin. E adesso, insomma, in rapida successione qualche immagine relativa al nostro laboratorio, l'immagine ritrovata, questo è il settore riparazione dove vengono riparati i film in pellicola originali prima della lavorazione, questo è il settore riparazione, questo è Adriano Viello che prima lavorava al laboratorio di immagine ritrovata, qui dove si fa il restauro digitale, qui la scansione in alto, la scansione della pellicola, e sotto il software per il restauro digitale. Va bene.
tipi di formato pellicola che vengono lavorati. Un esempio di fotogramma gravemente danneggiato di un film epoca prima del restauro e dopo il restauro. Questa cosa qua è possibile solamente attraverso il restauro digitale, attraverso il restauro, diciamo così, tradizionale, esatto, attraverso il restauro tradizionale in pellicola. Questo resta, e invece con software oggi a disposizione si riesce a ricostruire il frame. Sopra il reparto per il suono, questa sotto invece è la macchina che permette di passare dal file digitale alla pellicola, lo sviluppo della pellicola. Ecco, ogni due anni alla Cineteca di Bologna, dopo il Festival del Cinema Ritrovato, si tiene una Summer School dedicata al restauro. Una ventina di giovani provenienti da vari paesi del mondo si riuniscono a Bologna per un corso intensivo di due settimane proprio dedicato al restauro cinematografico, a tutte le sue fasi del restauro cinematografico, sia in analogico, quindi pellicola, sia in digitale. Noi abbiamo anche una attività di pubblicazione sia di libri che di DVD, nella schermata alcuni esempi delle nostre ultime uscite DVD che spaziano da Martin Scorsese a Pierpaolo Pasolini a raccolte di cinema girato 100 anni fa. 100 anni fa devo dire anche che è una delle nostre sezioni del cinema ritrovato più durature. Ogni anno noi dedichiamo una larghissima sezione al cinema di 100 anni fa, quindi quest'anno naturalmente avremo il cinema del 1913 mostrando moltissimi film realizzati in quell'anno cruciale della storia del cinema. E invece qui alcune nostre pubblicazioni, non DVD ma libro. Cinema in piazza, fasi del montaggio del grande schermo in Piazza Maggiore, e qua, eccola qua, questa è la per me commovente immagine di Piazza Maggiore piena di gente che viene a vedere il cinema ritrovato. E una volta abbiamo fatto i film Lumière, Lumière hanno anche girato dei film in 3D, non è molto noto, ma e quindi abbiamo fornito tutti quanti degli occhiali in 3D per vedere il cinema dei fratelli Lumière in 3D. È stata abbastanza stramba come esperienza. Vedete la piazza in questo caso pienissima, con la gente che si assiepa seduta per terra attorno, insomma. E in alcuni casi per i film muti abbiamo anche accompagnamento live di orchestre. Qui per esempio c'è un film di Buster Keaton accompagnato dall'orchestra del Teatro Comunale di Bologna. Altre immagini della piazza. In alcune occasioni, sono un paio di anni che non lo facciamo più, anche delle proiezioni nel Teatro Comunale di Bologna. Qui un Chaplin. Il nostro sito, ecco. Ditemi voi se vogliamo fare una breve pausa per poi passare a parlare più diffusamente del cinema ritrovato. Grazie.
Allora, riprendo questa seconda parte, ci concentriamo, mi concentrerò maggiormente sul cinema ritrovato. Inizio facendo una piccola cronistoria del festival, che non comincia nel 1960. Nel 1960 nasce un festival che è la Mostra del Cinema Libero, che si tiene a Porretta Terme, una località termale collinare a una mezz'oretta di strada da Bologna. È un festival che nasce in contrapposizione alla Mostra del Cinema di Venezia, per lanciare un tipo di cinema diverso, non convenzionale, che si riappropri per esempio delle radici della tradizione del neorealismo. Non a caso uno dei promotori di questo festival è Zavattini, e che nel corso degli anni rivolge l'attenzione a cinematografie periferiche, a cinematografie sperimentali, alle nouvelle vague sparse per il mondo, con retrospettive su cinema cubano, cinema dei paesi dell'est europeo e così via. Un festival che credo abbia segnato la storia dei festival cinematografici italiani. Ed è un festival che è alla radice del cinema ritrovato, perché dopo svariati anni il festival poi nel corso degli anni un po' si è sgonfiato, e nell'86 si decide di portarlo a Bologna, dandogli una nuova veste. Il festival viene ospitato da una cineteca e mantiene, diciamo così, un elemento forte, che è quello della scoperta di un cinema diverso, ma cambia un po' i connotati, perché questa scoperta volge il proprio sguardo nel passato. Gli anni 80 sono gli anni in cui le cineteche cominciano a lavorare sul restauro cinematografico, e manca un'occasione in cui le cineteche possono mettere a confronto i propri lavori di restauro e mostrarli al pubblico. Quindi fondamentalmente il cinema ritrovato nasce come una costola della Mostra del Cinema Libero, e nasce come festival delle cineteche, festival in cui le cineteche mostrano i loro lavori di restauro. Le cose poi sono evolute, credo assolutamente in modo assai positivo. Inizialmente era un festival, diciamo così, molto specialistico, che attirava soprattutto gli addetti ai lavori. Poi nel corso degli anni invece, e attorno al festival, hanno cominciato a raccogliersi interessi diversi, e oggi credo di poter dire che non si tratti solamente più di un festival degli archivi cinematografici, ma si tratta di un festival che ha come tema portante non solo il restauro e la conservazione, ma l'idea di cinefilia. Che cosa significa oggi essere cinefili, che cosa significa vivere la passione per il cinema. E quindi si raccolgono studiosi, studenti, cinefili, appassionati che provengono da vari paesi del mondo, e che fanno del pubblico del cinema ritrovato un pubblico estremamente eterogeneo. Negli ultimi anni poi, con grande piacere, abbiamo notato anche un cambiamento generazionale. Per vari anni l'età media del festivaliero del cinema ritrovato era dai 50 in su, diciamo, con
tutti i problemi legati al clima, al caldo, all'umido che c'è a Bologna in quella stagione. Ultimamente invece c'è stato un cambio generazionale per noi molto, molto confortante, che testimonia un grande interesse da parte delle nuove generazioni circa il cinema del passato, l'amore per il cinema del passato, la cinefilia. Sull'idea di cinefilia, poi, di come sia anche un tema centrale, un tema di dibattito centrale anche proprio in questa problematica del passaggio al cinema digitale, discutiamo molto anche nel festival. L'anno scorso abbiamo organizzato una serie di tavole rotonde molto molto seguite, devo dire, proprio su questo argomento, su cos'è la cinefilia oggi. Quindi insomma ci piace considerare il Cinema Ritrovato non semplicemente come un festival di storia del cinema, un festival di restauro, un festival degli archivi, ma un festival di cinefili, per cinefili. La prima edizione è un'edizione piccola, ci sono 17 film in programma, un totale di 500 spettatori e una sola sala cinematografica. Nel 94 c'è un'altra data importante, perché il Cinema Ritrovato comincia a spostarsi all'aperto. È il primo passo di quello che poi diventerà lo spettacolo della Piazza Maggiore. Non si sposta subito in Piazza Maggiore, ma si sposta nel cortile di Palazzo d'Accurso, cioè è un cortile medievale interno, non particolarmente grande, ma che permette di installare uno schermo per 300-400 persone che vengono ad assistere finalmente la serata, la proiezione all'aperto tutte le sere del festival. Ed è anche il primo momento in cui il Cinema Ritrovato veramente si apre alla città. Una delle grandi difficoltà del Cinema Ritrovato, che ancora oggi devo dire persiste, è quella della difficoltà di penetrare davvero nel tessuto cittadino. Le proiezioni mattutine e pomeridiane del Cinema Ritrovato sono generalmente piene, ma il pubblico che viene alle proiezioni è quasi completamente costituito da persone che vengono da fuori appositamente per il festival, e non c'è una grandissima, devo dire, partecipazione da parte del cittadino. La partecipazione del cittadino invece si sente forte, e come quando facciamo le proiezioni serali in piazza, dove la piazza veramente si riempie di bolognesi. Quindi per noi questa decisione di uscire dalla sala cinematografica e portare i film in città è stata ed è ancora un'opportunità molto importante di rendere il Cinema Ritrovato un festival davvero cittadino. Poi nel 2003 cominciano le serate in Piazza Maggiore, come vedete i numeri dei film cominciano ad espandersi. Nel 2003 siamo a 268 film per complessivi 33.000 spettatori. Le sale cinematografiche diventano tre. L'anno, il 2003, è anche per la Cineteca di Bologna un anno molto importante, perché vengono costruiti i nuovi spazi della biblioteca e i due cinema Lumière che vi ho mostrato prima, quindi la possibilità di mostrare i film durante il festival nelle nostre due sale Lumière e in una terza sala che viene affittata per l'occasione. Arrivando all'edizione dell'anno scorso, invece, i numeri più o meno si ripeteranno per l'edizione del 2013, 329 film in programma, 70.000 spettatori, 6 sale, 1.800 accreditati, circa 1.000 di questi sono stranieri, provenienti da 40 diversi paesi. Vi ho aggiunto questi ultimi due dati perché il Cinema Ritrovato sta cominciando a diventare anche un'occasione di indotto importante per la città, per quanto riguarda per esempio l'ospitalità alberghiera e per quanto riguarda la ristorazione. Non è non sono dei dati così di poco conto, visto che quando si vanno a chiedere finanziamenti pubblici per costruire il festival, sono conti che possono aiutare.
qualche piccola indicazione circa le ultime nostre rassegne. Nel 2010, vado abbastanza veloce, abbiamo avuto una grossa retrospettiva su John Ford muto, su Stanley Donen, quindi sulla commedia musicale americana, su Godard. L'anno successivo Howard Hawks, il sovietico Boris Barnett, l'italiano Luigi Zampa e Elia Kazan. Vedete, John Ford, Howard Hawks, noi abbiamo sempre una ricca sezione dedicata a un grande classico, un grande autore del cinema hollywoodiano. Ford, Hawks, poi nel 2011 abbiamo fatto Roll Walsh, una retrospettiva sul cinema documentario italiano Invisibile, che ci ha dato grandi soddisfazioni, anche se temevamo che sarebbe stata deserta, e invece abbiamo avuto anche un grande pubblico per vedere dei film documentari italiani degli anni 50 molto 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 oscuri. Ecco, tra gli eventi speciali voglio almeno sottolineare C'era una volta in America di Sergio Leone, perché su questo film è stato fatto un intervento di restauro, magari ne approfitto per farvi vedere qualcosa, molto particolare. Come sapete, poi Leone quel suo film non è mai riuscito a farlo uscire nelle sale come lui avrebbe voluto, perché poi è stato scorciato, rimaneggiato dal produttore. Quindi in questo caso abbiamo fatto un'operazione di restauro d'accordo con gli eredi di Leone, particolare, il tentativo di creare una sorta di edizione critica che cercasse di ricostruire il film così come era nelle intenzioni originarie di Sergio Leone, partendo da quello che aveva girato e che poi non aveva montato, e recuperando anche i suoi appunti, le sue sceneggiature piuttosto dettagliate circa quello che avrebbe voluto essere il film. Adesso, se riesco, magari vi mostro un piccolo esempio. Vediamo se parte di... Okay. Perché sì, dicevo prima, come dire, compito del restauro cinematografico è tornare all'originale. Forse molti sanno che in termini artistici definire che cos'è l'originale è sempre una bella gatta da pelare, soprattutto per quanto riguarda il cinema, e in questo caso l'originale che avevamo cercato di ricostruire non era l'originale uscito nelle sale, ma un ipotetico originale che stava nella testa del regista. Come avete fatto a ricostruirlo? Siamo partiti dalle sceneggiature che aveva scritto Leone, abbiamo recuperato i materiali purtroppo erano in cattivissime condizioni, quindi quando abbiamo fatto la ricostruzione si vede molto bene la differenza qualitativa tra negativo che poi è finito nel film e invece i materiali non montati che abbiamo recuperato. È stato, come dire, un lavoro filologico, che come ogni lavoro filologico può essere sottoposto a grosse critiche. Ovviamente Leone non è più in vita e quindi non ci può confermare o meno relativamente alla giustezza della nostra operazione. Abbiamo avuto la consulenza di molte persone che hanno lavorato con Sergio Leone. Dobbiamo dire anche che per questa occasione abbiamo avuto una sponsorizzazione decisiva da parte di Martin Scorsese, che ha fortemente voluto, che è grande ammiratore di Sergio Leone e grande ammiratore di questo film, che è stato il primo a spingere fortemente in questa direzione, quindi dando anche lui una sua consulenza, diciamo così, da regista. Speriamo non me lo legge, va bene, è lo stesso. E è stata, diciamo così, un'operazione che è anche stata
baciata da un certo successo, perché poi, non so se qualcuno ha avuto l'occasione di vederlo, l'anno scorso il film è uscito in una piccola distribuzione nelle sale italiane, così come era stato restaurato. Arriviamo un po' al programma di quest'anno, il programma 2013, qualche anticipazione. Una delle nostre sezioni storiche, si ripete tutti gli anni e sempre si ripeterà, è quella dei ritrovati e restaurati, cioè tutti gli anni mostriamo il meglio, a nostro sindacabilissimo giudizio, di quelli che sono i restauri effettuati internazionalmente. Alcuni sono dei restauri che abbiamo effettuato noi, ad esempio Roma Città Aperta. Il restauro Roma Città Aperta sarà presentato in anteprima mondiale, è un restauro che abbiamo fatto in collaborazione con Cinecittà Luce e con l'Istituto Luce, nell'ambito di un progetto che si chiama Progetto Rossellini, che mira al restauro di vari film di Roberto Rossellini. Finora ha fatto questo, poi abbiamo già fatto anche Stromboli, Viaggio in Italia, Completeremo l'amore, abbiamo fatto India e La macchina ammazza cattivi. Il restauro di Roma Città Aperta è un restauro, devo dire, abbastanza particolare, perché si parte dal negativo originale che sembrava essere perduto, invece qualche anno fa è risaltato fuori alla Cineteca Nazionale di Roma. Qual è la peculiarità di questo negativo originale? Come sapete, il film è stato girato in maniera molto avventurosa, con pochi soldi, e è stato girato anche con pellicola recuperata di qua e di là, un po' di risulta. E quindi solitamente il negativo di una pellicola è tutta della stessa marca, è tutta della stessa tipologia. Per quanto riguarda invece Roma Città Aperta, il negativo di Roma Città Aperta è costituita da una macedonia di pellicole di marche e di tipologie, di caratteristiche diverse. Quindi guardare il negativo originale di Roma Città Aperta è un'esperienza abbastanza stramba, perché lo si gira in passafilm e si scopre che è veramente costruito da materiali molto 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 eterogenei, che sono anche molto molto eterogenei dal punto di vista della loro resa visiva. E quindi è un restauro che per la prima volta, non è la prima volta che viene restaurato Roma Città Aperta, ma per la prima volta riparte dal materiale negativo originale che si pensava perduto. Poi abbiamo La Chiliciano di Francesco Rosi e Rochambeau Mon Amour di René, che sono sempre restate della Cineteca di Bologna. Questi ultimi due non sono in anteprima mondiale, sono in anteprima nazionale, li abbiamo mostrati recentemente al Festival di Cannes. Vi voglio mostrare a titolo esemplificativo qualche sequenza di Hiroshima Mon Amour di René, perché è un restauro digitale e perché è, credo, abbastanza chiaro quali sono le potenzialità del digitale relativamente al restauro. Je me souviens de toi. E questa è la scansione. Tu me tues. Tu me fais du bien. È la scansione del negativo senza color correction e senza intervento di vista digitale, e quello che vediamo apparire progressivamente invece è il risultato a seguito dell'intervento di restauro. Quelle lenteur tout à coup, differenza che non si tu ne peux pas savoir, tu me tues, tu me fais. Quello che vediamo su questo lato dello schermo, che è il prodotto restaurato, non è un abbellimento, ci devo sottolineare. Tu me fais du bien. È un ripristino delle condizioni di visione originale. Je t'en prie, dévore-moi, déforme-moi jusqu'à la laideur. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi dans cette ville et dans cette nuit? Pareil aux autres au point de s'y méprendre. Motto Hidari, Motto Hidari! Colocate anche su questo lato, soprattutto come si vede là.
possono essere eliminate. Tu es passé de la trouver à Hiroshima. Vedete questi puntini bianchi che ogni tanto appaiono. C'est un film français? Non, international. Sur la paix. C'est fini? Pour moi, oui, c'est fini. On va tourner les scènes de foule. Il y a bien des films publicitaires sur le savon. Alors, à force, peut-être? Oui, à force. Ici à Hiroshima, on ne se moque pas des films sur la paix. Tu es fatigué? Je vais rester à Hiroshima, avec lui, chaque nuit, à Hiroshima. Je vais rester là, là. Qua si nota poco, ma si vede nel suo schermo che su questo lato. Rest a Hiroshima. C'è una specie di cascata di segnacci neri. Que je vais rester à Hiroshima. Éliminate. Avec toi. Ecco, perché posso bastare. Questo dell'intervento digitale sul materiale è un lavoro. Prego. Ci mancherebbe. Noi facciamo formazione interna. Noi facciamo dei corsi, noi. Non c'è un percorso specifico. Perlomeno in Italia no. Chiedo scusa, mi devo superare. No, per cui il personale che utilizzare la nostra laboratorio è il personale che può avere magari esperienze anche acquisite in altri laboratori e in altri contesti, ma è fondamentalmente un personale che viene formato all'interno del laboratorio. È un po' mancando appunto dei percorsi ufficiali formativi, a differenza di quello che avviene invece per il restauro delle opere d'arte, mancando invece questo percorso ufficiale, diciamo così, nell'ambito del restauro cinematografico, è più una cosa che assomiglia al vecchio andare a bottega, per cui si va a imparare sul luogo di lavoro. Io non faccio il restauratore, faccio il conservatore, ma più o meno è successa la stessa cosa anche per me. Non esistono dei corsi in Italia che formano al lavoro di cinetecario, al lavoro di conservatore di film in pellicola. Io ho provato a fare questo lavoro perché ci sono messo lì, ho imparato da quelli che lo facevano prima di me, poi naturalmente ci sono, come dire, dei seminari che si seguono anche internazionalmente, degli arricchimenti che si acquisiscono con il confronto delle altre persone che fanno lo stesso tipo di lavoro, ma purtroppo, devo aggiungere, una struttura formativa del nostro tipo di lavoro non c'è. Ecco qua un piccolo elenco degli altri dei restauri provenienti da altre cineteche. Prego.
Sì, certo, certo, certo. Sono corsi che però sono intanto dedicati, si fanno ogni due anni, sono dei corsi intensivi a numero chiuso, 20 partecipanti. Si dà la priorità a quei partecipanti che provengono da altre cineteche, quindi una cineteca che vuole formare una persona che lavora nella propria struttura, manda generalmente il giovane, il ragazzo, a fare questo corso. Quindi esiste, però è un corso che dura due settimane, è un corso intensivo di 10 ore al giorno. È un corso peraltro organizzato dalla Federazione degli Archivi, della FIAF, la Federazione Internazionale degli Archivi dei Film. Però quel che voglio dire non è, come dire, una occasione strutturata e regolare. Per esempio, non è che un giovane italiano possa trovare un corso di restauro cinematografico a cui si possa iscrivere in maniera piuttosto facile. Se uno vuol fare il restauratore di opere d'arte in ambito universitario, probabilmente può trovare delle strade molto molto più agevoli. In ambito cinematografico invece è assai più complicato, nel senso, quando si fa questa summer school ogni due anni, entrarci non è facilissimo, benché abbia dei costi che siano piuttosto importanti, perché poi l'iscrizione è a pagamento, e poi chi viene anche deve sostenersi per quanto riguarda l'alloggio. Però si lasciano fuori molte persone, e il punto però è che più di 20 persone, se si vuol fare un corso serio dove la gente davvero sta alla macchina e davvero ha modo di operare, di lavorare con le mani, di prendere in mano la pellicola, di imparare come funziona il software, più di questo numero di persone è impossibile accoglierlo. Quindi sì, esiste un corso, però e secondo me è anche un corso parecchio importante. Però non esiste, perlomeno in Italia, una dei percorsi formativi più strutturati in questa direzione. E alla fine l'opportunità maggiore è quella di andare davvero a lavorare, a cominciare a lavorare dentro un laboratorio di restauro e imparare lì come si fa. Poi quelli che entrano maggiormente sono quelli che iniziano ad occuparsi della tipologia di lavoro che secondo me è la più infame, vale a dire della hai la spuntinatura, il puntino bianco o la righina sul fotogramma. Allora ogni singolo fotogramma ti metti lì col software e cancelli la spuntinatura. Un film a 24 fotogrammi al secondo, pensate quanto lavoro e ci vuole per restaurare in questo modo un film. Il reparto che si occupa di questo lavoro oggi al nostro laboratorio di restauro è costituito da una trentina di persone che si turnano e che fanno quello, stanno lì tutto il giorno a togliere righe e puntini. Non è secondo me un gran lavoro, io ne uscirei abbastanza pazzo, devo dire, però sì. però si può iniziare anche così, insomma. Ecco, allora, invece in Piazza Maggiore faremo questi film, due cineconcerti, una brevissima parentesi sul fatto che siamo anche un festival che cerca di dare attenzione all'accompagnamento musicale. Notoriamente il cinema muto non era
cinema muto, ma era cinema accompagnato in sala da una musica. Molto spesso si trattava di improvvisazioni di pianisti, molte altre volte invece per film più importanti si trattava anche di partiture scritte appositamente per i film. Per tutti i film muti che presentiamo in sala noi abbiamo l'accompagnamento al pianoforte. Ci sono dei musicisti che sono specializzati in questo genere di accompagnamento, molto bravi ad improvvisare guardando il film sullo schermo, a cogliere l'atmosfera del film o anche l'atmosfera del momento specifico per accompagnarlo con la melodia giusta. In altri casi invece ci sono delle operazioni più complesse, delle partiture scritte appositamente per il film. È il caso della Carmen di De Mille che presentiamo in Piazza Maggiore, film del 1915. In altri casi invece c'è anche un discorso filologico di ricostruzione della partitura originale. Il discorso vale per quanto ci riguarda soprattutto per i film di Charlie Chaplin. Charlie Chaplin non solo regista, interprete, autore tuttofare dei suoi film, ma per il muto ha anche scritto le partiture musicali, che poi molto spesso sono state dimenticate. Il nostro lavoro di restauro sul cinema di Chaplin è stato anche un lavoro di recupero delle partiture originali che sono state affidate al maestro americano Timothy Brock, che è anni e anni che sta lavorando proprio sulle partiture di Chaplin. Anche in questo caso si tratta di una ricostruzione, di un restauro che poi sono partiture che vengono alla fine suonate in tutto il mondo, che accompagnano i film di Chaplin in serate in tutto il mondo. Altre volte invece si organizzano degli accompagnamenti musicali diciamo così innovativi rispetto al film, modernizzanti. È il caso dei proscritti quest'anno di Victor Sjöström, che sarà accompagnato da una partitura di questo ensemble svedese. In altre occasioni, per esempio mi ricordo l'anno scorso in piazza abbiamo proposto un gabinetto del dottor Caligari, un lavoro dell'espressionismo tedesco, con un accompagnamento musicale astratto, concreto, rumorista, creato da un gruppo di musica contemporanea colta che si chiama Edison Studio, che ha composto questa partitura fatta con sintetizzatori, computer, non c'è melodia, ci sono proprio suoni, rumori che accompagnano il film, devo dire anche in maniera molto, molto, molto efficace, che si fanno un bell'eco all'atmosfera disturbata del film. Quindi voglio dire, il discorso sulla musica spazia in varie direzioni: improvvisazione al pianoforte, ricostruzione di partiture originali, commissione di nuove partiture ad hoc. Avete fatto anche Miss Fraulein musicata dai Marlene Kunz. Dunque, quello in realtà è un progetto che non abbiamo curato direttamente noi. Ah. Voglio dire, noi abbiamo il restauro della signora Inés, è nostro. Il lavoro invece sulla musica commissionato ai Marlene Kunz è del Museo del Cinema di Torino. Ah, okay. Però siamo comunque stati coinvolti anche in questa operazione. Cioè, nasceva da questa suggestione. Nasceva dal nostro restauro, poi però la parte musicale l'ha presa in mano il Museo Nazionale del Cinema di Torino. Cosa che poi è avvenuta anche per un altro film con un'altra band, i Giardini di Miro, che hanno musicato invece Il Fuoco di Pastrone. Allora, questi sono i titoli che faremo in piazza. Altre rassegne, i muti di Hitchcock. Presentiamo 9 film muti diretti da Alfred Hitchcock. Sono il frutto di un progetto di restauro del British Film Institute, che li ha restaurati tutti in 35 mm.
e quindi noi li ripresentiamo tutti in 35 mm, visto che ci sono le belle copie a disposizione, abbiamo la possibilità di farlo, quindi sarà l'occasione per rivederli tutti in 35 mm. E non so, non credo che ci saranno in futuro tantissime altre occasioni per rivederlo in questo modo. Questo mi dà anche l'occasione per dire che il programma del Festival Cinema Ritrovato ha sì un comitato artistico alla base che decide quali retrospettive presentare, quali restauri presentare, ma nasce anche dalle suggestioni degli arti archivi che fanno parte della Federazione Internazionale, ad esempio il British Film Institute, che restaura i muti di Hitchcock e che propone alla Cineteca di Bologna questi suoi restauri, e la Cineteca di Bologna è felice di dare ampio spazio a questa cosa. Quindi in altre occasioni invece non è così, in altre occasioni si decise per esempio di concentrarsi su un autore, l'autore hollywoodiano di quest'anno, abbiamo avuto negli anni scorsi Ford, Hawks, quest'anno invece facciamo un nome un po' meno conosciuto, Alan Dwan, che ha iniziato a Hollywood a girare negli anni 20 con Douglas Fairbanks ad esempio, e poi ha fatto molto cinema di genere, è come dire uno di questi registi che nella sua vita ha diretto 400 film. Non è un cineasta particolarmente conosciuto, io stesso lo conosco pochissimo, però una retrospettiva di questo tipo nasce a monte dalla volontà di dire concentriamoci su questo regista e andiamo a chiedere alle distribuzioni, ai produttori e alle cineteche del mondo che cosa esiste su questo regista, in modo da raccogliere un corpus significativo di film da mostrare. Quindi diciamo fondamentalmente questi due approcci, proposte da parte degli archivi che vengono accettate, oppure idee alla base e ricerche internazionali per trovare le migliori copie disponibili. Parlavo di Charlie Chaplin, quest'anno di Chaplin mostriamo i film che egli ha realizzato nel 1916, le compiche che ha realizzato nel 1916 per la casa di produzione Mutual, all'epoca nel 16 Chaplin era già un nome conosciutissimo, celeberrimo a livello internazionale. Come dicevo, ogni anno dedichiamo una ricca retrospettiva al cinema di 100 anni fa, e questo sarà naturalmente l'anno del glorioso 1913. I tesori del fondo Morio. Che cos'è il fondo Morio? I primi anni del Novecento erano caratterizzati dal cinema visto non nella sala cinematografica, ma dal cinema ambulante. Ambulanti che andavano nelle fiere a portare il cinema. Uno di questi ambulanti era appunto questo teatro Morio, che operava nel Belgio e nella Francia del Nord. È stato recuperato un fondo di film appartenenti agli eredi di questo ambulante e anche un fondo molto ricco di manifesti. Questo fondo di film è stato poi restaurato dalla Cinémathèque française e verrà mostrato in pellicola. Peraltro faremo l'esperimento, stiamo ancora cercando i pezzi, ma ci siamo rivolti ad alcuni antiquari, probabilmente ce la faremo, di mostrare questi film con le lampade, con i proiettori 35 mm con lampade a carbone, che sono le lampade che venivano utilizzate all'epoca. Speriamo di riuscire a farlo, come ripeto. Accanto alle proiezioni dei film ci sarà anche una mostra di manifesti che andrà avanti poi anche dopo il cinema ritrovato. Poi ho anche una slide di uno dei manifesti in questione. Poi una retrospettiva su Vittorio De Sica, dedichiamo sempre uno spazio a una figura importante del cinema italiano, questa non torna, tocca a De Sica, sto cominciando. Dedichiamo sempre anche una piccola retrospettiva al cinema sovietico,
quest'anno Olga, non riuscirò mai a pronunciarlo, Preblaschinskaya e Ivan Pravo. Poi una retrospettiva sulla Nova Vilna, cioè sulla Nouvelle Vague cecoslovacca. L'emulsione conta, noi diamo sempre anche una certa importanza, talvolta diamo importanza anche al materiale con cui i film furono realizzati. La Orvo, che cos'è? È quel sistema di film a colori, per esempio esiste l'Agfa per i paesi germanici, la Ferrania Color per l'Italia, nei paesi dell'est esisteva la Orvo, che è questo sistema di sviluppo e stampa del cinema, in particolare di cinema a colori, che ha una sua patina, una sua grana molto particolare. Quindi mostriamo questi film negli originali d'epoca, realizzati con questo procedimento di sviluppo e stampa. Retrospettiva sul cineasta francese Chris Marker. Una retrospettiva del cinema realizzato in Europa e negli Stati Uniti nel 38-39, cinema che precede la guerra, ma che non sono film di guerra, sono film che anticipano un po' le inquietudini, le paranoie che poi porteranno, che anticipano appunto, che profetizzano in qualche modo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale. È da molti anni che poi rivolgiamo un particolare interesse ai formati, ai grandi formati, in particolare al CinemaScope, formato che si sviluppa negli anni 50, grande schermo, enorme schermo, per fare concorrenza alla televisione, che comincia a rubare spettatori al cinema, e allora le case di produzione si attrezzano facendo del cinema grandissimo con il procedimento del CinemaScope. Negli anni scorsi abbiamo lavorato soprattutto sul CinemaScope americano, quest'anno invece dedichiamo la nostra attenzione al CinemaScope europeo, quindi con la proiezione dei film nel loro formato giusto dell'epoca, in parte restaurati digitalmente, in parte invece in pellicola. Ci aiuta il fatto che uno dei cinema in cui facciamo le proiezioni è un cinema che è stato proprio costruito negli anni 50 e pensato per proiettare il CinemaScope, e quindi, come dire, è anche una location perfetta per questo genere di retrospettiva. Cinema sonoro giapponese non fa mai male. Ecco, una nuova sezione invece l'abbiamo chiamata Cinema Libero, che invece è rivolta alla riscoperta di film sperimentali, film marginali, film di paesi poco battuti. Ne approfitto anche per fare un breve cenno alla nostra collaborazione, ormai che dura da 5 anni, con la WCF, acronimo per World Cinema Foundation. È una fondazione presieduta da Martin Scorsese, costituita da un board di registi provenienti da varie parti del mondo, che ha come missione quella del recupero, del restauro e della diffusione di film del passato realizzati in paesi, diciamo così, marginali rispetto alle strade generalmente battute. Per cui quest'anno presenteremo un film di Sembene, un film di questo regista senegalese, Ragbar di Bahamba Baizaye, che è un film degli anni 60 girato in Iran, e Mainila di Lino Brock, che abbiamo già presentato a Cannes quest'anno, un film direi piuttosto famoso anche di questo regista filippino. Bonjour Mr. Lewis invece è una serie di 6 puntate dedicate a Jerry Lewis, una ricostruzione con materiali d'archivio rarissimi della sua carriera. Questo insomma un breve viaggio a volo di uccello in quello che sono alcune delle nostre manifestazioni. Iniziative collaterali al festival: non ci sono solo film ma anche altre cose. Lezioni di cinema, quest'anno cominceremo a
fare degli approfondimenti su alcuni dei grossi film che mostriamo. Il giorno dopo la proiezione, esperti, storici, archivisti racconteranno in incontri dedicati alcuni dei film che si sono visti i giorni precedenti. Quindi non presentazioni prima del film, ma approfondimenti a lato sui film mostrati. Sulla mostra del Fondo Morio vi ho già parlato, questo è uno dei manifesti in questione. Ci sono poi anche dei workshop, delle lezioni sul restauro cinematografico, cioè viene raccontato il procedimento di restauro di alcuni dei film che vengono mostrati all'interno del festival. Ci sono poi Cinema Ritrovato Kids, sono delle iniziative rivolte invece ai bambini. Teatro d'ombre, cosa si fa? Ci sono delle costruzioni proprio di sagome ritagliate per fare poi teatro di ombre cinesi. Invenzioni sonore, i bambini musicano, per modo di dire, un film muto delle origini. Non si tratta di accompagnamento musicale, si tratta di accompagnamento, come dire, rumoristico con Objet Trouvé. E Charlot, con i bambini che si travestono da Chaplin e mettono in scena alcuni momenti dei film di Chaplin. Queste iniziative che sono aperte ai bambini dai 5 ai 12 anni, gruppi massimo di 20 persone, poi sono accompagnate anche da proiezioni specifiche per i bambini che si iscrivono a questi corsi. Cinema di carta è una mostra che facciamo di manifesti cinematografici all'interno dei nostri spazi, che si unisce alla fiera dell'editoria cinematografica all'interno della nostra biblioteca, dove espongono e vendono editori di film e DVD e oggetti d'antiquariato legati al cinema. Abbiamo poi un concorso DVD Awards dedicato ai migliori DVD e Blu-ray sulla storia del cinema, con una giuria che assegna annualmente i premi. Europa Cinema invece è un congresso di 40 esercenti di cinema europeo e extraeuropeo che si riuniscono in quei giorni a Bologna per discutere sulle migliori strategie per portare nei cinema il cinema del passato e il cinema de sé e il mercato della terra, di cui vi ho già parlato. Per quanto riguarda le pubblicazioni di quest'anno, faremo un DVD con libretto di un film muto italiano che si intitola Ma l'amor mio non muore, di un diva film diretto da Mario Caserini, e poi naturalmente il catalogo del festival. Ospiti d'onore, Anouk Aimée e Joanna Lancaster nel centenario della nascita del padre Bart Lancaster, con proiezione di Veracruz di Aldrich. Se mi resta un po' di tempo ancora per raccontare velocemente, ho ancora 10 minuti, per raccontare velocemente alcune delle nostre strategie promozionali. Stampiamo maree di cartoline. Programmi, qualcuno poi vuole prenderlo. Programmi dettagliati del festival, manifeste, gadgettistica, magliette e spille del festival. Poi abbiamo un programma di tesseramento per cui si possono acquistare delle tessere, che sono delle tessere di sostegno all'attività della Cineteca, e che danno anche modo a ricevere per esempio delle proiezioni gratuite all'interno dei nostri spazi o degli sconti sulle accreditazioni al festival. Non riguarda la produzione, però potrebbe essere un numero significativo quello degli accreditata stampa che abbiamo nelle giornate del festival, un centinaio di accreditati di cui 30 italiani. Come vedete, forse si poteva notare anche prima per quanto riguarda gli accrediti non stampa, siamo un festival che ha una forte vocazione internazionale. Riusciamo a raccogliere nei giorni del festival molti più spettatori stranieri rispetto che spettatori italiani. Questa è una cosa che però per noi è assolutamente positiva. La nostra newsletter italiana ha 20.000 iscritti. Abbiamo poi anche una newsletter in inglese dedicata
per i non italiani con 6.000 iscritti. Ci appoggiamo poi per la proiezione a newsletter di partner ed sponsor del festival, ad esempio la Feltrinelli o Bologna Welcome. Bologna Welcome è quel dipartimento all'interno del comune di Bologna che si occupa della promozione turistica e territoriale. Abbiamo una pagina Facebook con un bel po' di amici, su cui però non posso dirvi molto perché io non sono su Facebook. Il sito della Cineteca, qua ci doveva essere tra parentesi l'indirizzo, poi mi è saltato per qualche motivo, www.cinetecabologna.it. Abbiamo due canali, un canale Vai Mio, dove pubblichiamo gli interventi più lunghi, ad esempio pubblichiamo per intero pochi giorni dopo che si sono svolte le tavole rotonde, i seminari, le presentazioni, e un canale invece YouTube per i trailer o per la pubblicazione più breve, di estratti più brevi delle nostre iniziative con il pubblico. Il festival è realizzato grazie al lavoro di coloro che normalmente lavorano all'interno della Cineteca di Bologna, ma è anche realizzato in maniera, diciamo così, decisiva grazie all'apporto dei volontari. Ci sono quest'anno circa 180 volontari che partecipano e che danno il loro contributo fondamentale allo svolgimento del festival nelle mansioni più disparate. Si fa con loro una biciclettata per andare a promuovere il festival nelle strade cittadine. Poi abbiamo vari info point sparsi per la città, dei banner pubblicitari messi su autobus e taxi. Piazza Maggiore non finisce con il festival ritrovato. Gli appuntamenti in Piazza Maggiore partono una settimana prima del cinema ritrovato e proseguono poi per tutto il mese di luglio con un'iniziativa che si chiama Sotto le stelle del cinema. Ogni sera in Piazza Maggiore mostriamo un film gratuitamente per la cittadinanza. Molto spesso, quasi sempre anzi, facciamo film in lingua originale con i sottotitoli. Alcune scelte negli anni scorsi che ci sembravano molto ardite in realtà hanno funzionato molto bene. Ci sembrava abbastanza impossibile riempire la piazza l'anno scorso con una retrospettiva dedicata al cinema di Ingmar Bergman in svedese con sottotitoli italiani, invece abbiamo avuto sorprendentemente il pienone. Il posto delle fragole è stata una delle proiezioni l'anno scorso in assoluto più seguite. Quest'anno dedicheremo le proiezioni in Piazza Maggiore dopo il festival a Valerio Zurlini, ad alcuni film usciti nella stagione del 2012 che a nostro sindacabilissimo giudizio rappresentano il meglio, alcuni classici di Ernst Lubitsch, alcuni classici con Jack Nicholson, proiezioni per bambini ma anche per bambini un po' più cresciuti come Porco Rosso di Miyazaki e La fabbrica di cioccolato di Tim Burton, e chiudiamo con Fitzcarraldo di Werner Herzog. Per quanto lungo, siamo sicuri che il pubblico lo potrà comunque gradire. Siamo abituati a sottoporre il nostro pubblico a degli sforzi abbastanza sadici. L'anno scorso le tre ore e mezza e passa di C'era una volta in America sono state seguite da un pubblico foltissimo. Qualche anno fa abbiamo fatto Woodstock e per la prima volta una parte della cittadinanza si è ribellata alle iniziative di Sotto le stelle del cinema perché gli albergatori dei dintorni non furono molto contenti di avere Jimi Hendrix che gli schitarrava nelle camere alle 1:30 di notte. Bene, se ci sono domande. Grazie. Io ho una domanda.
riguarda il, diciamo, la parte organizzativa e su come si sostiene la Cineteca di Bologna, posto che credo che istituzioni simili debbano essere comunque aiutate dallo Stato, perché comunque fanno una, svolgono una funzione pubblica, però volevo capire se la Cineteca di Bologna riesce in alcuni casi a avere un rientro economico che gli permette di mantenersi. Fino a 2 anni fa la Cineteca di Bologna era parte integrante del Comune di Bologna, era un'istituzione del Comune di Bologna, io ero un dipendente pubblico, in parole povere. Dal gennaio 2012 invece la Cineteca di Bologna ha scelto di staccarsi dal pubblico e di diventare fondazione. Io stesso ho fatto questa scelta, che credo non sia molto comune, di licenziarmi da dipendente pubblico e andare a lavorare in una fondazione che non è pubblica, che però sempre in gran parte è finanziata dal pubblico. Ora però in questo modo abbiamo, come dire, tra virgolette, più le mani libere per poter cercare dei finanziamenti anche diversificati. Il nostro obiettivo non è il guadagno, il nostro obiettivo è il pareggio di bilancio, che nel 2012 siamo riusciti ad ottenere. Da dove arrivano i soldi? Un capitolo importante, prioritario, resta sempre quello del finanziamento pubblico. Comunque la fondazione è ampiamente finanziata dal Comune di Bologna, sempre meno naturalmente negli anni, come sempre meno negli anni ci sono i finanziamenti da parte della Regione e i finanziamenti ministeriali. Finanziamenti ministeriali che poi arrivano su dei progetti specifici. Altre fonti di finanziamento, sempre su progetti specifici, sono invece provenienti dalle fondazioni bancarie. Anche in questo caso però dobbiamo registrare nel corso degli anni un calo molto molto significativo. Il progetto Chaplin fortunatamente è stato un progetto completamente finanziato da una delle fondazioni bancarie di Bologna, di una delle due fondazioni bancarie di Bologna, che è stato comunque un progetto di grande prestigio. In parte altri soldi arrivano dalla Comunità Europea per dei progetti specifici. Per esempio adesso noi abbiamo in corso, finanziato dalla Comunità Europea in partnership con altri archivi europei, un progetto di digitalizzazione e di messa online di materiali d'archivio, e quindi ci sono dei finanziamenti europei in questo senso, che però non sono dei finanziamenti totali rispetto al budget totale. La Comunità Europea ci mette il 50% e la Cineteca ci mette l'altro 50%, poi il 50% della Cineteca fondamentalmente è costituito dai costi del personale che lavorano a questi progetti. E poi c'è anche un'attività di, chiamiamola tra virgolette, commerciale, che va in varie direzioni. Lo sbigliettamento nelle nostre sale cinematografiche, la pubblicazione e la vendita di libri e di DVD, che poi è difficile andarci in pari con i libri e con i DVD, i prestiti dei film che restauriamo e che non restauriamo, attività di vendita di materiali d'archivio per case editrici, trasmissioni televisive, per canali televisivi, per film documentari o di fiction che attingono ai materiali d'archivio. Non è che sia un mercato enorme, ma insomma alla fine è un piccolo mercato che esiste. Cerchiamo di vendere anche le nostre fotografie, cerchiamo di vendere anche i nostri manifesti che abbiamo in duplice, triplice, quadruplice copia. Mettendo assieme tutto questo, una
Per quanto riguarda invece il restauro cinematografico, abbiamo anche la fortuna che molto spesso il restauro ci viene commissionato da terzi. Martin Scorsese, per esempio, è uno dei nostri grandi sostenitori in questo senso. Sempre sul fronte del restauro cinematografico lavoriamo molto, il nostro laboratorio lavora molto con grosse case di produzione non italiane, per esempio restaura molto per la Pathé. Messo assieme tutto questo, alla fine, insomma, ripeto, siamo riusciti ad andare non in guadagno ma ad andare in pari, che per un'istituzione comunque grossa, complessa, anche certe volte macchinosa come la nostra, è comunque un risultato, devo dire, eccellente. Invece, appunto, per quanto riguarda il cinema ritrovato, parlavamo all'inizio appunto di come fosse nata con una manifestazione quasi nicchia che coinvolgeva 10.000 spettatori, sì. Si è arrivata, come si è passati appunto sia ad un'educazione del pubblico che adesso insomma si becca Fitzcarraldo con il Pienone, quindi eccetera, sia a proprio al, diciamo, anche all'ampliamento del target che appunto arrivava al cinema in piazza, e non lo so, prevedete altri un ampliamento ulteriore di questo target? Oddio, speriamo di sì, speriamo. Sì, no, anche attraverso appunto quelle che saranno le prossime edizioni del festival, come programmi intendete ampliare anche non lo so, il versante degli ospiti, il versante di altre tipologie? Guarda, questo dipenderà molto dai finanziamenti che riusciamo ad ottenere. Il festival già così è parecchio mastodontico. Noi tendiamo sempre a fare di meglio e di più, ma non sempre è detto che ci riusciremo. Per quanto riguarda il cinema in piazza, 2 anni fa abbiamo rischiato seriamente di chiudere tutto e di non farlo più, perché con i tagli del finanziamento da parte del comune non c'era più la possibilità di farlo. Poi mi riallaccio alla domanda di prima per dire come alla fine siamo riusciti a salvare il cinema in piazza. Siamo riusciti a salvare il cinema in piazza grazie a una sponsorizzazione. Abbiamo trovato uno sponsor forte che è l'ERA, che ci ha permesso di messo era dappertutto, ovviamente, però ci ha permesso di portare a casa ancora. Quindi non è detto, perché poi insomma le mannaie sono in questo periodo soprattutto sempre dietro l'angolo. Per quanto riguarda quello che si diceva, l'educazione del pubblico, io mi sento di dire che il lavoro che abbiamo fatto noi in questi anni, e il lavoro che abbiamo fatto non solo noi ma anche molte altre cineteche sparse nel mondo, penso anche ai nostri amici della Cineteca di Gemona del Friuli per quello che fanno con i loro festival sul cinema muto, credo che alla fine tutto questo lavoro in qualche modo sia servito a creare, non solo noi naturalmente, ma a creare una nuova generazione di giovane pubblico cinefilo che diventa interessato a questo genere di cinema. Però diciamo, è sempre una grande sorpresa vedere come di anno in anno il pubblico giovane che viene al cinema ritrovato è in costante crescita. Il nostro obiettivo, credo, ora maggiore è quello di riuscire sempre più a coinvolgere la cittadinanza bolognese. Sarà anche il periodo che non è particolarmente propizio, ma se nelle sale avessimo più pubblico bolognese durante il pomeriggio, durante le mattinate, saremmo molto molto più felici. Sentivo adesso del discorso sulla Cineteca del Friuli anche, ma in questo senso vi muovete anche sul territorio nazionale per fare insomma un'opera di partnership piuttosto che di, non lo so, di creare una rete, no? A livello nazionale che possa sostenere poi anche il discorso non solo sulla conservazione ma appunto sulla promozione del cinema in tutti i sensi. Allora, fare
Il festival si costruisce in gran parte grazie a questa rete. Ho detto per l'Italia, Cineteca del Friuli, non posso non citare la Cineteca Nazionale di Roma, con la quale collaboriamo per molti restauri, ad esempio Rossellini, e che in occasione del festival ci concede moltissimi dei suoi film. Il nostro rapporto anche di grande collaborazione e amicizia con il Museo Nazionale del Cinema di Torino, in collaborazione con il quale abbiamo fatto tantissimi restauri, soprattutto sul cinema muto italiano, e continuiamo a farlo. Quindi il Cinema Ritrovato è un festival che nasce anche grazie a questa rete, sia in Italia che fuori dall'Italia. Più difficile invece è il lavoro di esportare l'esperienza del Cinema Ritrovato in altri contesti. Nonostante qualche tentativo che abbiamo fatto, per esempio in Germania, di creare un cinema, grazie a una partnership con la realtà berlinese, di creare una coda del Cinema Ritrovato, come dire, una sezione del Cinema Ritrovato in un altro paese, c'è stato un tentativo che però non è andato in porto, perché comunque è una cosa difficile, ha bisogno di una macchina organizzativa molto grossa, ha bisogno comunque anche di un sostegno finanziario importante. Quindi non ci siamo riusciti. Quello che però credo di poter dire è che forse il Cinema Ritrovato è servito da esempio e da impulso per altre situazioni di questo tipo che sono nate in altri paesi. Per esempio, da 2 anni a questa parte la Cinémathèque Française a Parigi ha iniziato a fare un festival che è molto molto simile al nostro per quanto riguarda le intenzioni. Poi naturalmente ognuno sceglie argomenti diversi, ognuno sceglie impostazioni differenti. Negli Stati Uniti anche sono nate varie situazioni in cui si dedicano a dei festival, per esempio il cinema muto. Non dico che l'abbiamo inventato noi, però dico che probabilmente la nostra esperienza, che è molto lunga e molto, molto seguita, ha avuto un ruolo nel dare una specie di imprinting ad altre situazioni che sono nate internazionalmente. Cioè, la concorrenza. Grazie. Beh.